Amici e amiche carissime, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi Il peccato originale, l'origine di tutti i mali. Oggi eccezionalmente in onda, in diretta il martedì, per la concomitanza, come sappiamo, con il periodo natalizio, in cui il 24 e il 31, cioè la vigilia di Natale e la vigilia del primo dell'anno, capitano proprio di venerdì. Quindi, per non perdere due puntate, ho pensato di spostarle in questa sede per non far passare troppo tempo per chi sta seguendo il ciclo di catechesi, appunto tra una puntata e l'altra. Oggi vedremo un altro, l'altra volta abbiamo visto il grande Sant'Ambrogio, oggi vedremo il grande San Girolamo. San Girolamo, insieme a Sant'Ambrogio, non dimentichiamo che è uno dei quattro padri pilastri della Chiesa latina, e anche lui, come vedremo sul nostro tema, ha degli spunti molto interessanti e a tratti anche molto forti. Come già esortavo nella puntata precedente, è fondamentale che noi, dinanzi a certe cose che a un occhio come il nostro, insomma, un po' contemporaneo, possono apparire grosse e macroscopiche, dobbiamo semplicemente prendere atto di questo senza mettere le mani avanti o senza evidentemente poi addirittura uscircene con qualche sproloquio, insomma, no? Quindi con qualche critica o considerazione che non tiene conto che, figlioli miei cari, questi che parlano sono dei, come diciamo, li potremmo chiamare con una terminologia mutuata dal mondo dello spettacolo, sono dei mostri sacri, cioè questi sono delle colonne della Chiesa. Per cui se vediamo delle affermazioni che destano stupore e anche a volte un po' dobbiamo semplicemente dire: ah, se nonostante questo lo dice lui, che cosa dobbiamo pensare? Che cosa possiamo pensare? Quindi dobbiamo assolutamente regolarci in questo modo, no? Ecco, e quindi dobbiamo appunto regolarci così. In questo modo. Bene, detto questo, facciamo innanzitutto, come sempre, subito una considerazione, diciamo così, qualche nota biografica di San Girolamo, chi era e che cosa ha fatto. San Girolamo è nato in Dalmazia, infatti è chiamato generalmente il Dalmata quando si vuole usare un sinonimo per indicarlo, e in Dalmazia nel 331, dopo Cristo ovviamente. Ancora molto giovane si trasferì a Roma, dove terminò gli studi classici e ricevette il battesimo. Quindi vedete che non ci faccia stupore che anche San Girolamo ha ricevuto il battesimo in età adulta, come era abbastanza diffuso nel IV secolo. Recatosi poi a Trevi, cominciò a pensare alla vita monastica e quindi partì per l'Oriente, dove si recò prima ad Antiochia e poi nel deserto della Calcide, dove si dedicò allo studio della Sacra Scrittura. Dopo essere stato alcuni anni a Costantinopoli, tornò a Roma, dove ottenne la fiducia di Papa Damaso, grande amico di Papa Damaso. Nel 385, dopo la morte del Papa, ripartì per la Palestina, dove visitò i luoghi santi e visse fino alla morte nel 420, quindi molto avanzato in età novantenne, dedicandosi ai suoi scritti. Tutti quanti sanno che, tra le altre cose, San Girolamo è il traduttore in lingua latina della Bibbia, la famosa Vulgata che per secoli è stata
Tra l'altro, la versione ufficiale, sia proprio della parola scritta della Chiesa che poi della preghiera, perché il Breviarium Romanum prende i salmi dalla Vulgata e tutta quanta la liturgia antica veniva proclamata in lingua latina con la traduzione della Vulgata. Il Concilio di Trento ha, come dire, sancito, diciamo così, la venerabilità di questa traduzione, definendola come la traduzione ufficiale della Chiesa Cattolica. Per cui la Vulgata era, e per quanto mi riguarda, sempre rimarrà sommamente, da tenere in considerazione, sommamente venerabile, anche perché San Girolamo, per quanto oggi ci sia una montagna di studi tecnici, di codici, una montagna di considerazioni e di informazioni che a quei tempi non c'erano, ma San Girolamo era un pozzo di scienza, cioè conosceva benissimo l'ebraico e non solo l'ebraico e il greco, che rimaneggiava insomma la grande, ma anche ulteriori lingue semitiche, probabilmente anche l'accadico, che insomma, cosa di impressionante. E quindi, cioè, non è che ha fatto un lavoro impressionante, straordinario. Io personalmente conosco la Vulgata e è qualcosa veramente per quanto mi riguarda, di divino, bellissima proprio come traduzione in lingua latina. Quindi stiamo dinanzi a un personaggio di questo genere. Sappiamo benissimo, abbiamo sentito, che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in Terra Santa, cioè proprio a Betlemme, precisamente, c'è proprio la grotta di San Girolamo, il luogo dove, che tuttora si venera, dove lui ha concretamente vissuto. Allora, ci sono diverse fonti da scandagliare per ciò che concerne San Girolamo, la prima delle quali è la lettera ad Eustochio. Eustochio, a dispetto del nome, che sembra un nome maschile, ma in realtà è un nome femminile, era una nobildonna romana, giovane, e faceva parte di questa cerchia di figli spirituali di San Girolamo. Sapete che tanti sacerdoti avevano, come dire, una cerchia di figlie spirituali, come dire, devote. Questo è molto diffuso. In tempi moderni, se uno va a San Giovanni Rotondo, ma anche senza andare a San Giovanni Rotondo, è abbastanza notorio, no? Si sa che Padre Pio aveva un gruppo di figlie spirituali proprio formate da lui direttamente, a lui particolarmente care, e viceversa, che lo avevano particolarmente care. Don Dolindo Ruotolo, tanto per dire sempre un altro caso recente, la stessa cosa. Quindi è molto molto diffusa questa tradizione, e chiaramente molte di queste figliole spirituali di questi sacerdoti scelgono poi di vivere, anche quelle che non vanno in monasteri o a quei tempi inermi o in deserti, di vivere la castità, la verginità, come scelta di profondo unione con il Signore, di maggiore perfezione. Questo è un dato, diciamo così, empirico. Allora, la lettera numero 22 ad Eustochio, edita, questa qui, da Cantagalli, nel volume Le Lettere, questo volume 1, comincia e esordisce col dire queste cose: crescete e moltiplicatevi, questa è la legge emanata dopo la cacciata del paradiso, dopo che Adamo ed Eva si vergognarono della loro nudità e si coprirono con foglie di fico che preludevano gli ardori delle nozze. Ora, per la verità, nota anche il nostro autore, il crescere e moltiplicarsi è ordine dato da Dio prima del peccato originale, perché si trova nel primo racconto della creazione, quando i progenitori non hanno ancora commesso la trasgressione. Oh, che poi questo in effetti
come vedremo ulteriormente, è uno degli argomenti che invocano coloro che dubitano che la generazione tramite riproduzione sessuata sia avvenuta dopo il peccato originale, o peggio ancora, sia stata la tradizione in cui è consistito il peccato originale. Dice, non è possibile, perché se Dio aveva detto crescete e moltiplicatevi, vuol dire che la riproduzione sessuata era iscritta nell'ordine della creazione. Questo è tutto quanto da dimostrare, perché crescete e moltiplicatevi, non è, chi l'ha detto che è sinonimo di riproduzione sessuata nello stato di giustizia originale? Molti padri della Chiesa, San Girolamo non farà questo. Ci sarebbe stato un altro modo a noi non conosciuto con cui mettere in pratica evidentemente questo comando di Dio, ma non nel modo con cui questo si realizza dopo la caduta. Ora, in questa prima battuta bisogna notare, torneremo poi su questo aspetto anche in San Girolamo, che l'accrescimento del genere umano è iniziato dopo il peccato, dopo l'esilio dal giardino dell'Eden. E dopo che, a causa della vergogna per la loro nudità, i progenitori si coprirono con foglie di fico. Ok, che a parere di Girolamo simboleggiavano gli ardori dell'unione carnale. Poche righe più avanti, egli prosegue, di nuovo cito: Eva nel paradiso fu vergine, ma indossate le vesti di pelle, iniziò la nozze. Il paradiso, lei sta scrivendo. Lui sta scrivendo una vergine, è la tua patria. Conservati dunque come sei nata ed esclama: torna anima mia al tuo riposo. Perché poi tu ti persuada che la verginità è lo stato di natura e che le nozze sono venute dopo il peccato, ricordati che la carne nasce vergine dalle nozze, restituendo così nel frutto quello che aveva perduto nella radice. Uscirà una verga dalla radice di Jesse, un fiore salirà da quella stessa radice, si legge in Isaia 11:1. La verga è la madre di Dio, semplice, pura, intemerata, feconda da sola somiglianza di Dio, senza concorso di alcun germe esteriore. Ora, si afferma esplicitamente, come abbiamo visto in questo passo, che solo dopo il peccato i progenitori, avendo perduto la primitiva innocenza, attenzione che consentiva loro di stare nudi senza alcuna vergogna, indossarono queste tuniche, le chiama di pelli morte, che Dio aveva dato per loro, e solo allora cominciò la vita matrimoniale. Ci sono due considerazioni da fare. La prima, come mai indossano pelli dopo il peccato originale e che prima, come dice il testo, erano nudi e non ne avevano vergogna. Questo è un dato biblico, questo qui. È un dato biblico con cui chiunque si confronta onestamente con il dato biblico si deve confrontare. Come mai prima non c'era vergogna e dopo c'è la vergogna? E si devono coprire con le vesti di fico, con le pelli morte. Queste tuniche di pelli morte, nota il nostro autore, sono un luogo classico dell'esegesi di tantissimi autori, a cominciare da Origene, Gregorio di Nissa e anche Giovanni Crisostomo, che considerano questo particolare come un simbolo eloquente dello stato di vita decaduto dei progenitori, contrapposto alla veste di innocenza e di verginità che li avvolgeva prima del peccato. Se posso proprio fare adesso un volo pindarico, diciamo così, extracontestuale, quindi sono cose evidentemente che né San Girolamo né nessuno dei padri della Chiesa può aver detto né poteva sapere. Per chi conosce, per esempio, la serva di Dio Luisa Piccarreta, Gesù a un certo punto interviene nel libro di Cielo dicendo che i progenitori erano nudi non nel senso in cui lo intendiamo noi, cioè nel senso che andavano in giro completamente svestiti, no? Ma avevano
una veste di luce. Era il sole della divina volontà che li ricopriva. Col peccato originale, cosa succede? Hanno perso quella veste di luce, quindi si sono accorti della nudità e si sono coperti con queste vesti basse. Quindi c'è una, come dire, correlazione nel senso di l'elemento comune tra la posizione patristica e questa cosa che Gesù insegna, per chi ci crede ovviamente, è questa degradazione, questa decadenza, questo essere caduti, questo essersi spostati di un grado più in basso, dalle vesti sfolgoranti divine alle vesti umane per coprire la propria nudità e a testimonianza eloquente quindi di uno stato di vita decaduto, cosa che i padri, pur evidentemente senza sapere nulla di tutto questo che Gesù poi ha detto 2000 anni dopo quasi, avevano intuito. Altro argomento di Girolamo, un argomento un po' particolare, certamente, è che, guarda, come faccio io a sapere che la condizione protologica dell'uomo era quella di natura virginale? Ci abbiamo anche una spia indiretta, cioè anche dopo che sono arrivate le nozze, quindi la procreazione attraverso congiunzione carnale, tutti gli esseri umani, sia uomini che donne, come nascono? Nascono vergini, cioè nascono grazie a due che perdono la verginità e non sono più vergini per farli nascere, ma il frutto rinasce vergine. Non è certamente questo l'argomento preponderante, ma potremmo chiamarlo un argomento a fortiori, per affermare che la verginità è lo stato di natura. E appunto la prova è che sia l'uomo che la donna nascono vergini. E attenzione, qui Girolamo, San Girolamo riprende un'argomentazione già adoperata da Sant'Ambrogio nell'Exhortatio ad Virginitatem, lo ricorderemo. Si veda la puntata precedente per chi vuole, per chi non ha sentito, per chi volesse riascoltarlo, e cioè che la condizione di natura originaria dell'uomo e della donna, secondo il progetto di Dio, la verginità e non l'unione carnale. Tant'è vero che proprio il titolo che ho voluto dare in forza di questo motivo alla catechesi precedente, quindi a quella che parla proprio di questo argomento e di quello che pensa Sant'Ambrogio al riguardo, il titolo appunto è Elogio della verginità in Sant'Ambrogio. Elogio della verginità nel senso che Sant'Ambrogio le attribuisce il carattere di essere lo stato voluto positivamente da Dio come progetto perpetuo per quanto dipendeva da lui riguardo l'uomo. Ricita qui il nostro autore un passaggio di Sant'Ambrogio, lo rileggiamo molto volentieri insieme, in cui il Vescovo di Milano stavolta dice: vero infatti è ciò in cui nasciamo, non ciò in cui veniamo mutati, ciò che abbiamo ricevuto dal Creatore, non ciò che abbiamo preso dal connubio. Quindi, nella condizione di natura decaduta in cui viviamo, la regola è che per generare figli l'uomo e la donna devono perdere la verginità. Unica eccezione a questa regola è la Vergine Maria, che ha generato un figlio senza concorso di alcun germe esteriore, e qui torniamo a San Girolamo, la Verga, la Madre di Dio la chiama, che è feconda da sola ad immagine di Dio senza il concorso di alcun germe esteriore. Ora, un'altra opera molto importante è l'Adversus Iovinianum. Questa è un'opera che non esiste in traduzione, ma si trova soltanto nella patrologia latina, nel Migne, e che l'autore è andato a ripescare, come non di rado succede in questo testo, fa capire anche la mole del lavoro che ha fatto, si era andata a ripescare
a ripescare e a tradurre in italiano. Nota specifica sempre traduzione mia, traduzione mia. Ora, cos'era quest'opera? Allora, un'opera polemica scritta contro un tizio, un monaco di nome Gioviniano, di cui si sono perduti gli scritti. Questo, nonostante che fosse monaco, screditava la verginità, mettendola sullo stesso piano del matrimonio. E qui, se mi posso permettere una parentesi, attenzione, perché ogni tanto, anche in tempi recenti, un'operazione del genere sembra essere, come dire, non troppo rara anche tra gli autori contemporanei, i quali, insomma, sembra che non sempre hanno chiaro che la verginità nella Chiesa cattolica è considerata uno stato di natura eccellente rispetto al matrimonio, oggettivamente eccellente. Questo dobbiamo tenerlo presente, questo qui, eh? Allora, questo monaco eretico e condannato da un sinodo romano radunato da Papa Sirico, perché non si può dire il matrimonio è la stessa cosa della verginità, nonostante che sia. Adesso, tra le cose che, evidentemente non fonti autorevoli, ma tante stupidaggini che ho sentito dire in giro, qualcuno dice: beh, no, ma addirittura il matrimonio è un sacramento. Invece la consacrazione religiosa, per esempio, adesso lasciamo perdere l'ordine sacro, non è un sacramento, perché è un sacramentale. È vero questo qui. Quindi, però, siccome il matrimonio è un sacramento, e siccome i sacramenti hanno natura, come dire, più eccellente dei sacramentali, tirate voi fuori la conclusione. Addirittura il matrimonio sarebbe meglio della consacrazione religiosa, non solo uguale. Si sono sentite in giro, purtroppo, cose di questo genere, cose che non si possono affermare, come dire, se si vuole rimanere in comunione con la Chiesa Cattolica. Allora, Girolamo scrive quest'opera esattamente per dimostrare il contrario, cioè la superiorità e l'eccellenza dello stato virginale sul matrimonio. Dottrina che non è stata mai messa in dubbio da nessun autore. Nessun autore probato e ortodosso. Ortodosso non nel senso che appartiene alla Chiesa ortodossa, quindi nel senso che professa la retta dottrina cattolica. E andiamo adesso a vedere. Fin dall'inizio, Girolamo introduce il discorso sul peccato dei progenitori che acconsentirono, dietro suggerimento del serpente, a preferire la sazietà ai digiuni. Proprio essi che nudi e liberi e vergini e senza alcuna macchia godevano dell'amicizia con Dio. Scrive: e di Adamo ed Eva questo si deve dire, che prima dell'offesa, cioè del peccato, nel paradiso furono vergini. Al contrario, dopo il peccato e fuori del paradiso, subito avvennero le nozze, cioè l'unione fisica. Girolamo si preoccupa di sottolineare che i progenitori, prima del peccato, erano vergini senza alcuna macchia e tali rimasero in paradiso finché non offesero Dio. È evidente che da ciò si può arguire che per il Dalmata la condizione protologica dell'umanità era la verginità, condizione protologica, protologica viene dal greco, protos significa primo. La protologia è quella branca della teologia che studia la condizione dell'uomo nello stato di giustizia originale, cioè alle origini, protos, all'inizio della creazione. Quindi dire che la condizione protologica dell'umanità era la verginità vuol dire che
L'uomo e la donna erano stati creati vergini e vergini avrebbero dovuto rimanere loro e tutti i loro discendenti. E vi invito a notare, anche qui San Girolamo ce l'ha chiaro, il nesso causale che praticamente tutti gli autori finora studiati hanno individuato tra l'unione fisica come conseguenza, quantomeno come conseguenza, della colpa d'origine. Ora, attenzione ad alcuni degli argomenti che San Girolamo usa per dimostrare la superiorità della verginità sul matrimonio e che, su cui dovremmo tornare perché sono biblicamente fondati e che anche essi sono significativi. E che, per esempio, sono alcuni degli argomenti più importanti a sostegno del celibato dei sacerdoti, che non è e non deve essere per nessun motivo toccato. Guai se toccheranno, Dio non voglia, se qualcuno toccherà, Dio non voglia, il celibato ecclesiastico per i sacerdoti. Sarebbe la fine, sarebbe. Perché? Perché già nell'Antico Testamento, come San Girolamo nota e come vedremo, nonostante che nell'Antico Testamento non esisteva la verginità e che i sacerdoti e anche gli addetti al sacro avevano una moglie, c'erano però delle disposizioni, dei passaggi che fanno capire che quantomeno in prossimità del compimento di gesti di culto è necessaria l'astinenza. Cito dal Versum Iovinianum, ovviamente nella traduzione del Barontino. Non sorprende questo riguardo all'amico e profeta e legislatore di Dio, cioè Mosè. Quando tutto il popolo stava per accostarsi al monte Sinai e stava per ascoltare la parola di Dio, egli, Mosè, ordinò loro di purificarsi per 3 giorni e di astenersi dalle mogli. Lo si legge nel libro dell'Esodo. Dio, loro si devono preparare a ricevere la parola di Dio e Mosè gli dice: 3 giorni di astinenza dalla moglie. Perché questo? Che motivo c'è? Se fosse tutto a posto, se fosse tutto bene, che motivo c'è fare 3 giorni di astinenza prima che ti parla il Signore? Cosa che sappiamo, tra l'altro, un'altra cosa che sappiamo è che il sacerdote Achimelech disse anche a Davide che fuggiva. Davide fugge, non avevano niente da mangiare e chiede a questo sacerdote, ad Achimelech, se potessero mangiare i pani della proposizione, cioè quelli che dovevano essere offerti a Dio. Gli dice sì, purché siano puri da donne, 1 Samuele 21:5. E Davide risponde: lo sono da più di 3 giorni, ieri erano 3 giorni. Se non fossero stati puri da donne, Achimelech non gli avrebbe fatto mangiare i pani della proposizione, nonostante che stavano morendo di fame. Nota San Girolamo: infatti, non potevano mangiare i pani della proposizione, quasi come il corpo di Cristo, appena alzatisi dai letti delle mogli. E per noi di passaggio dobbiamo considerare ciò che disse: se i giovani sono puri da donne, è evidente che di fronte alla purezza del corpo di Cristo ogni congiungimento carnale è impuro. La purezza del corpo di Cristo, attenzione, attenzione a capire bene le cose che dice. Riportando questi episodi, e non è l'unico ovviamente San Girolamo, lo hanno fatto anche Teo Tertulliano, lo ha fatto anche Origene, vuole dimostrare l'incompatibilità tra l'unione carnale e il culto dato a Dio già dall'Antico Testamento, figuriamoci nel Nuovo. E secondo lui è incompatibile tale unione con la partecipazione all'Eucaristia, di fronte alla quale ogni congiungimento carnale è impuro. Allora, voi capite, no? Parliamo del celibato ecclesiastico.
Parliamo del celibato ecclesiastico. Apriamo una piccola parentesi per capire bene alcune cose. Allora, molti pensano che il celibato ecclesiastico, anche da quelli che sono favorevoli, si deve conservare, non si deve perdere, per una motivazione, diciamo così, funzionale. Cioè, il sacerdote, in quanto tale, deve stare a servizio pieno della Chiesa, della comunità dove viene mandato, del vescovo, della diocesi in cui sta incardinato, eccetera. Quindi, se ci avesse la famiglia, quindi la moglie, i figli, è chiaro che se un sacerdote ha un figlio che sta a letto con 40 di febbre e la moglie che sta lavorando, come fa quel sacerdote, se lo chiamano, a dare un'unzione dei malati, a lasciare da solo a casa la figlia con 40 di febbre per dargli un'unzione dei malati? Quindi è bene che il sacerdote mantenga il celibato ecclesiastico. D'accordo? È tutto qui? Punto interrogativo? È solo questo? Il problema è che non è solo questo. Il problema è che già nell'Antico Testamento è sancita la non compatibilità tra servizio diretto di Dio, servizio all'altare, e congiunzione carnale. Facciamo così: un sacerdote che celebra la messa tutti i giorni, ammesso che fosse sposato, può stare con la moglie, punto interrogativo, può stare con la moglie, attenzione, dentro il sacramento del matrimonio, dentro il sacramento del matrimonio, si badi, non si fa peccato, non si fa peccato, ma quel gesto è compatibile col salire all'altare ed offrire il sacrificio di Cristo in persona Cristi, punto interrogativo. Io ci lascio il punto interrogativo. Quindi è soltanto un fatto funzionale di maggiore perfezione, perché un fatto funzionale, per ragioni per esempio di estrema necessità, potrebbe anche cambiare. Ma se non si tratta di un fatto funzionale, ma di un fatto più profondo, più profondamente radicato, allora quella cosa non si può toccare. Pur essendo di per sé altro argomento che usano sempre i contrari al celibato ecclesiastico, una legge della Chiesa, quindi non è di diritto divino, ed è vero questo qui, cioè non è una cosa che significa non è di diritto divino, non che Dio non la voglia, ma non è condizione di validità del sacramento, nel senso che se venisse ordinato prete una persona sposata, quello prete ci diventa, tant'è vero che ci sono in Oriente, anche di rito latino, alcuni sacerdoti custodati, come si chiamano. Ma Dio vuole una cosa di questo genere? Vedete, su questo argomento è importante approfondire questo argomento, perché non sempre il discorso sulla volontà di Dio, e questo cerco sempre di farlo capire, si gioca semplicemente sul fatto peccato o non peccato. Cioè, una cosa che non è peccato, in certe circostanze Dio la vuole, punto interrogativo, nell'esempio che sto facendo, dentro al sacramento del matrimonio non è peccato la congiunzione carnale, oggi non lo è, non lo è. E guai a chi dice il contrario, perché è eretico. Però Dio vuole che una persona che addetta al ministro, al, come dire, al suo culto, viva questa cosa pur non essendo peccato, prima di rendere culto a Dio in forma ufficiale, sacerdotale, non ci sarebbe peccato. Però Dio non vuole. Chi ascolta capisca anche i criteri di discernimento su tante situazioni che su cui le coscienze sentono dei richiami. Non sempre l'alternativa è tra peccato e non peccato, si possono fare gli esempi più svariati.
Facciamoli tutti quanti di uno. Come ci si accosta alla Santa Comunione? 2. L'uso o non l'uso, questo parlo specialmente per quanto riguarda le signorine, di certi abiti o di certi accessori, i trucchi. Oggi, per esempio, vale anche discorso analogo per l'abito ecclesiastico di un sacerdote o per l'abito religioso di un consacrato. È peccato nell'attuale disciplina ecclesiastica se, per esempio, un sacerdote non si mette la veste talare, che è l'abito ufficiale tuttora adesso di un sacerdote, e si mette il clergyman? Certamente no, perché il clergyman è consentito con una delibera espressa della conferenza episcopale, mentre una volta era consentito solo in ambito extraliturgico, adesso è consentito, punto e basta. Ma pur essendo consentito, punto e basta, è questa la cosa che Dio gradisce di più, punto interrogativo? Cioè, il problema bisogna portarlo a questo livello. Perché io sono stato sensibilizzato a questa cosa quando ho appreso da alcune fonti, per esempio, tra le tante, ciò che la Madonna disse a Bruno Cornacchiola alle Tre Fontane, che l'abito sacerdotale maggiormente gradito al cielo è l'abito talare. Punto. Abbiamo noi a cuore di fare ciò che è maggiormente gradito al cielo oppure no? Punto interrogativo. O peccato o non peccato, peccato o non peccato. C'è una catechesi di Don Dolindo, dove Don Dolindo ogni tanto poi perdeva un pochino santamente le staffe, no? Alzava un pochino e dice: mi se vengono a fare la comunione con quelle labbra, con 4 tonnellate di rossetto, con quelle unghie rosse che mi sembrano delle streghe. E poi vengono a dire: ma padre, me lo posso mettere, non me lo posso mettere, peccato, non è peccato. Allora, su tante cose occorre farsi attenti, pregarci sopra, imparare a ascoltare quello che il Signore ci dice nel cuore e in coscienza, perché quello poi noi dobbiamo seguirlo. Cioè, se la coscienza ti avverte, perché ti si è raffinata, che una cosa, pur non essendo in se stessa, intrinsecamente, si dice in morale l'intrinsece malum, ma Dio non la vuole, magari non la vuole da te, o comunque non la vuole nel senso che non la gradisce, non la predilige proprio in maniera generale, tu che fai? Capiamo le implicanze che sono inserite e contenute anche in questi discorsi, no? Allora, un altro argomento biblico, il trattamento privilegiato, questo è noto, riservato da Gesù all'Apostolo Giovanni. Come mai che San Giovanni era il prediletto? Che Gesù faceva le preferenze arbitrarie? Allora, San Girolamo scrive, sempre in questa stessa opera: Giovanni, unico fra i discepoli, si narra che fosse il più piccolo degli apostoli, trovò la fede di Cristo, che era vergine, ma rimase vergine e per questo fu più amato dal Signore e riposò sul petto di Gesù. Quindi la verginità come condizione che ti immette in una dimensione oggettiva di amore e di predilezione da parte di Gesù. Ciò che Pietro, che aveva moglie, non osò domandare, lo chiede lui. Sul petto di Gesù si è reclinato San Giovanni. Pietro a Giovanni disse nell'ultima cena: senti un po', chiediglielo tu chi è quello che ti tradisce. E Gesù a San Giovanni dice: colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. Non lo dice a San Pietro. Eppure San Pietro era il Papa. Pietro era il Papa, o no? Quando San Pietro e San Giovanni vanno al sepolcro, San Giovanni, il grande, no? Si ferma e fa entrare prima Pietro.
per deferenza verso il capo. Ma Pietro non capisce. Quando entra Giovanni, vide e credette. L'occhio del Vergine. Chi è unico fra gli apostoli che è stato sotto la croce? Giovanni. Questi sono dati oggettivi, non sono dati soggettivi. E nel dialogo dopo la risurrezione, no? O meglio, nella scena che precede il dialogo dopo la risurrezione, quando Gesù appare sulla sponda del lago di Tiberiade e li chiama da lontano, chi è che riconosce il Signore? Giovanni. Poi Pietro si butta in acqua e arriva a nuoto, no? E quando c'è quel dialogo, dice, e questo, dice San Pietro, dopo che gli ha fatto rinnovare la sua fede, se voglio che gli rimanga finché io venga, che importa a te? E da questo viene dimostrata addirittura che la verginità non muore, nel senso, non che San Giovanni dice sì, Giovanni Evangelista stesso dice, da questa frase di Gesù si diffuse la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Non è questa l'interpretazione autentica, ma dice San Girolamo una cosa bellissima. Il passaggio alla vita eterna è una dormizione, è una morte serena, la morte del Vergine, è una morte placida. Scrive testualmente, la verginità non muore, la sozzura delle nozze non viene lavata dal sangue del martirio. Ma il Vergine rimane con Cristo e il suo passaggio alla vita eterna è una dormizione. Qual è l'esempio più lampante di questo? La Vergine per antonomasia. La Vergine per antonomasia non è morta. Tutti quanti i luoghi che vennero nel passaggio di Maria si chiamano la Dormitio Mariae, la dormizione. Un placido addormentarsi, non una morte. Con tutte quante le pene, l'agonia, gli strazi, gli spasimi. Non è roba da vergini questo qui, secondo San Girolamo. E non solo secondo lui. Quindi Girolamo dimostra che l'amore di privilegio di cui è stato oggetto Giovanni da parte di Gesù non è che era un capriccio o una cosa arbitraria, è dovuto alla sua condizione verginale. C'è un amore oggettivo di predilezione che Gesù ha nei confronti dei vergini. Ecco perché vuole che i suoi ministri siano vergini e amino la verginità e siano fieri di essere, siano felici di essere vergini. Nel libro dell'Apocalisse si legge anche di coloro che non si sono contaminati con donne, ma sono vergini e seguono l'agnello dovunque vada. È l'Apocalisse scritta a San Giovanni. Ora, anche San Gregorio di Nissa e anche San Giovanni Crisostomo hanno affermato che la verginità è una barriera contro la morte e che la morte si infrange contro la verginità come un'onda contro la roccia di una scogliera e che quindi il passaggio del vergine all'altra vita non è la morte, ma soltanto una dormizione. San Girolamo usa delle espressioni un pochino dure che vanno certamente lette e interpretate alla luce del contesto storico e alla luce anche del carattere. San Girolamo era un carattere aspro e difficile come tanti santi, un bel collerico di prima categoria, insomma. È comunque indubitabile che per lui, come per tanti altri autori, il regime dell'unione coniugale è sicuramente dovuto alla condizione post-lapsaria e quindi è connesso alla corruzione e alla morte. Questo lo riafferma anche nel passo seguente, sempre della stessa opera. Questo è talmente chiaro che con nessuna spiegazione può diventare più evidente. La carne, dice, e il sangue non possono possedere il regno di Dio, né la corruzione né l'incorruttibilità. Se la corruzione appartiene ad ogni congiungimento carnale, l'incorruttibilità appartiene in senso proprio alla virginitas o castitas. E le nozze non possono possedere i premi della pudicizia. Quindi, perfettamente sulla scia di Sant'Ambrogio c'è un'affermazione di un'intrinseca connessione, congiungimento
connessione tra congiungimento carnale e corruzione. E per Girolamo sembra che sia proprio l'atto coniugale in se stesso l'elemento legato alla corruzione, proprio perché posto in essere dal peccato di origine. Ora, ovviamente, San Girolamo non condanna il matrimonio, non ne nega la validità, non ne nega la liceità, niente di tutto questo. Però afferma chiaramente quello che abbiamo detto. L'ultimo brano, sempre di questa stessa opera, dice così. Leggiamo il principio della Genesi e troveremo che Adamo, cioè l'uomo, è chiamato sia maschio che femmina. Essendo noi stati creati buoni e retti da Dio, da noi stessi per il nostro vizio siamo caduti nelle condizioni peggiori. E ciò che in paradiso in noi era giusto, una volta usciti dal paradiso, si è corrotto. Se a questo tu obietterai che prima che peccassero il sesso del maschio e della femmina era già diviso e che anche senza il peccato essi avrebbero potuto congiungersi, dico che ciò che sarebbe stato il futuro è incerto. Non possiamo infatti conoscere i giudizi di Dio e di nostro arbitrio giudicare anticipatamente la sua volontà. Il fatto è questo ed è manifesto a tutti, cioè che coloro che in paradiso rimasero vergini, una volta cacciati dal paradiso, si accoppiarono. Che cosa c'era di male se il paradiso avesse accolto le nozze e non ci fosse differenza tra la marità della vergine e anche in paradiso essi prima del peccato si fossero uniti? Vengono cacciati dal paradiso e ciò che lì non fecero lo fanno sulla terra, fuori dal paradiso, affinché subito, fin dal principio della condizione umana, il paradiso mostri la verginità e la terra mostri le nozze. Come accennavo prima, attraverso questo ultimo brano si chiude un pochino il cerchio per rispondere all'obiezione di coloro che negano che l'unione coniugale sia dovuta al peccato di origine, mostrando che la diversità sessuale, quindi il dimorfismo uomo-donna, e anche alla raccomandazione crescete e moltiplicatevi, sia presente nei progenitori prima che peccassero. E quindi prospettando la possibilità che i due si unissero sessualmente senza il peccato. Questo vedremo che sarà una posizione tenuta dal secondo Sant'Agostino, lo vedremo già forse la prossima volta, e più avanti anche da San Tommaso. Ed è questo, come vi accennavo, il motivo per cui tutte quante queste considerazioni dei padri più antiche, poi nel corso della storia, sono andate scemando per la grandissima autorità che specialmente in Occidente avrebbe avuto quel pensiero di Sant'Agostino e di San Tommaso. Ora, San Girolamo non ribadisce l'ipotesi di Sant'Atanasio, di San Gregorio di Nissa e di San Giovanni Crisostomo, che ipotizzano in assenza di peccato un'altra misteriosa modalità di generazione senza unione fisica alla maniera angelica. Girolamo non ritiene di pronunciarsi sui futuri possibili, preferisce stare ai fatti concreti di ciò che è realmente accaduto. Dice: allora, ragazzi, è un argomentare molto molto concreto e a mio avviso molto molto opportuno. Le cose che non sappiamo è inutile che ci stiamo troppo a scervellare. Quello che risulta dalla Sacra Scrittura è una cosa molto semplice, che dopo il peccato originale, quindi Genesi 4, Adamo conobbe Eva e quindi ne partorì Caino. Questa è una cosa che avviene dopo nella Sacra Scrittura, non prima. Dice: ma poteva venire anche prima? Sì, poteva venire anche prima, non c'era niente di male, forse, ma non è avvenuto prima. Ora, l'evidenza biblica, dice San Girolamo, ci mostra che i due in paradiso rimasero vergini e una volta usciti dal paradiso s'accoppiarono. Che vogliamo fare? Punto interrogativo. Lui chiude il discorso, ripeto, non entrando in ci sarà stato un altro modo misterioso. Forse, però uno potrebbe dire: beh, questo che argomento è? Questa è una supposizione, ma il dato oggettivo è questo. La Sacra Scrittura afferma e narra l'unione sessuale tra Adamo ed Eva dopo il peccato originale, non prima. E quindi si può e si deve concludere che
che il paradiso non ha accolto le nozze in questo senso, ma le nozze sono avvenute fuori dall'Eden, sulla terra, diciamo così, tra virgolette. Ciò che i genitori non fecero in paradiso, i progenitori non fecero in paradiso, scusate, lo fecero fuori, dopo la trasgressione e il giudizio divino. Quindi è evidente, concludendo il discorso con San Girolamo, concludiamo anche questa puntata, che in base a tutte queste considerazioni, a tutto quello che abbiamo letto, anche per San Girolamo si può e si deve ritenere che l'unione fisica dei progenitori non rientrava nella volontà di Dio. Cosa che è molto importante. Vuol dire che noi, che la riproduzione come la riconosciamo, non fa parte del piano A, ma fa parte del piano B. La prossima volta continueremo e vedremo che anche Sant'Agostino aveva abbracciato questa posizione, ma poi, come capita qualche volta, non sempre ciò che accade, generalmente un uomo quando cresce e matura il proprio pensiero lo raffina. Può succedere qualche volta che anziché raffinarlo, magari su qualche cosa aggiustando un po', vada a finire che il pensiero seguente sia peggiore di quello originario. Purtroppo, limitatamente a questo aspetto, per Sant'Agostino io penso che sia andata così. Però lo vedremo poi insieme dalla prossima volta. Ovviamente poi le valutazioni e i giudizi personali sono sempre appunto personali e ognuno è libero di ritenersi il proprio. Ci rivedremo anche la settimana prossima per chi segue la diretta di martedì, per i motivi che ho detto all'inizio di questa puntata. Intanto do la mia benedizione a tutti, sempre a chi segue la diretta una santa notte. E a tutti auguro la benedizione di Dio e della Vergine Santissima.